Si è concluso con vari bis, scroscenti applausi e una lunga standing ovation il primo concerto a Locri di Sergio Cammariere, terzo appuntamento di Fatti di Musica Radio Jukebox 2016, la 30ª edizione della rassegna del miglior live d'autore diretta da Ruggero Pegna, che ha anche aperto il nuovo evento intitolato Dalla pace del mare lontano, Magna Grecia, terra di pace e cultura, voluto dall'amministrazione comunale di Locri. Nonostante una inattesa giornata fredda e ventosa che in alcuni momenti ha fatto temere anche il peggio, il concerto è iniziato puntuale alle ore 21 davanti alla platea della corte del Palazzo di Città, gremita fino al sold out. Tra il pubblico anche fan di fuori regione, come alcune ragazze arrivate addirittura dalla Spagna. Bravissimi, come al solito, tutti i musicisti che compongono la sua fiatata band. In circa 2 ore Cammariere ha incantato il pubblico di Locri con tutti i suoi grandi successi, i brani dell'ultimo album e inevitabilmente le sue immancabili incursioni jazz che, secondo le prime anticipazioni, caratterizzeranno anche il nuovo album live. Una dietro l'altra sono arrivate, tra le varie proposte della ricca scaletta, Sorella mia, L'amore non si spiega, La splendida padre della notte e poi il super successo sanremese Tutto quello che un uomo, cantato con tutto il pubblico. Dalla pace del mare lontano, che ha dato il titolo alla serata, fino a Via da questo mare e cantautore piccolino. Dalla pace del mare lontano, Magna Grecia, terra di pace e cultura, voleva essere un evento capace di emozionare e sottolineare tutta la positività storica, culturale e paesaggistica dell'intera Locride, e così è stato. Arte, cultura, poesia, musica, per una notte indimenticabile, sono state insieme protagoniste del cielo di Locri che magicamente si è illuminato di stelle fino al termine del concerto. Passato, tutto l'amore che non ti hanno dato, sia una foglia.